I consiglieri comunali del centro-sinistra polemizzano sul regolamento degli asili nido a Pescara per quelle che definiscono incongruenze e dicono daranno battaglia in consiglio comunale. Stefania Catalano e Marinella Sclocco. I motivi sono tanti, soprattutto elementi di incostituzionalità del regolamento che è giunto in Consiglio Comunale per l'approvazione, a cui noi abbiamo tra l'altro presentato una pregiudiziale. Abbiamo aperto una via istruttoria per vedere anche da un punto di vista tecnico la validità di questo atto. I servizi hanno svolto sicuramente un ottimo lavoro. Il problema di fondo è che a monte c'è un indirizzo politico che mette in evidenza ancora di più l'incapacità di questa amministrazione di portare avanti una politica per i bambini e per le famiglie. Perché loro con questo regolamento di fatto pensano di risolvere in via definitiva la questione delle graduatorie delle lunghe liste di attesa. Perché istituendo due graduatorie distinte, loro pensano in questo modo di dare appunto spazio soltanto ai residenti di Pescara e non agli altri. Fermo restando che anche nel regolamento precedente c'era una sorta di premialità ai residenti pescaresi e fin qui andava tutto bene perché venivano rispettati ancora i principi di eguaglianza anche nel trattamento. Invece le due graduatorie che cosa prevedono? Una discriminazione anche a livello di tariffe applicate, perché la seconda graduatoria, quella dei non residenti, si troverà a dover pagare necessariamente le tariffe più alte senza considerare l'ISEE. Questo perché? Perché l'amministrazione non è in grado di prevedere altro. I servizi educativi del sistema integrato in effetti prevedono l'istituzione di nidi aziendali, prevedono l'educazione domiciliare proprio per far fronte alle esigenze di queste liste d'attesa. Questo comune su questo non ha dato nessuna risposta. Quindi addirittura noi chiederemo il ritiro di questa delibera, anche perché non può arrivare in consiglio a ridosso dell'apertura degli avvisi per l'iscrizione nei nidi. Abbiamo presentato una pregiudiziale al regolamento che è stato presentato perché secondo noi presenta degli elementi di incostituzionalità. Intanto ci sono due graduatorie, questo ci sembra assurdo, cioè delle graduatorie di residenti e delle graduatorie di non residenti e poi per esempio l'altra questione è quella che non considera la legge regionale della Costituzione della Nuova Pescara. Quindi continuiamo al Comune di Pescara di presentare regolamenti che non considerano il futuro già di fatto scritto del nuovo assetto comunale. E quindi rispetto a questo abbiamo chiesto appunto con una pregiudiziale di interrompere il processo di approvazione del regolamento.